I problemi internazionali di risparmio energetico e cambiamento del clima oggi spingono architetti, progettisti e costruttori a progettare strutture a cui venga riconosciuto un premio per il risparmio energetico e la responsabilità ambientale. È noto che gli edifici commerciali sono i maggiori consumatori di energia. Conducendo delle analisi sull'uso di energia, siamo in grado di capire esattamente dove l'energia viene maggiormente utilizzata. In generale, negli edifici con uffici commerciali, l'illuminazione elettrica comporta il 40% dell'uso energetico. Inoltre, circa un terzo del costo per il condizionamento, raffreddamento, viene speso per abbassare il calore generato dall'illuminazione. Esaminiamo allora il tipico quantitativo di energia elettrica necessaria per illuminare e confrontiamolo con i costi del condizionamento. Come primo esempio, prendiamo in considerazione un edificio con spazi per vendita al dettaglio. Un tipico ipermercato necessita di una illuminazione considerevole e di altrettanta energia per il condizionamento. Nelle scuole il controllo dei costi operativi è un punto critico. In un magazzino privo di condizionamento, l'illuminazione rappresenta la maggior spesa energetica. Infine, in un tipico magazzino con condizionamento, è chiaro che l'illuminazione dovrebbe essere una priorità quando si fa un'analisi sul risparmio energetico. Installare apparecchiature a risparmio energetico per l'illuminazione è una cosa saggia. Un'illuminazione diurna efficiente, combinata ad un controllo elettrico automatico, può determinare una riduzione consistente nel consumo energetico. Solatube Daylighting System è la scelta giusta da adottare come misura per il risparmio energetico. La qualità della parte ottica è in grado di fornire un livello di illuminazione maggiore durante l'arco della giornata e durante l'arco dell'anno rispetto ad altre alternative di illuminazione diurna. Così i proprietari degli edifici possono contare su risparmi energetici non solo durante le ore di picco di luce, dalle 11 alle 14, quando il costo dell'energia è più alto, ma anche durante la maggior parte delle ore diurne lavorative, con l'obiettivo di massimizzare il loro risparmio energetico. È importante ridurre le ore di utilizzo dell'energia elettrica per ottenere vantaggi economici significativi nel business. Ed inoltre non può essere trascurato neppure il nostro ridotto impatto ambientale. La maggior parte dell'energia elettrica nel mondo è prodotta da combustione di combustibili fossili, oli, gas e carbone. Le emissioni che ne derivano inquinano l'aria che respiriamo, danneggiano l'atmosfera e contribuiscono al riscaldamento globale. Se siamo in grado di sostituire una lampada da 1903 watt utilizzando la luce naturale, possiamo evitare di immettere nell'ambiente 6,08 kg di CO2 se l'energia elettrottica è generata da centrali a carbone, o 2,4 kg di CO2 se l'energia è prodotta da centrali a gas. Moltiplicando per 1000 apparecchiature in un singolo edificio, per uffici l'impatto ambientale è enorme, 2041 kg. Riducendo inoltre l'uso energetico, si riducono di conseguenza le emissioni di calore, per cui Solatube Daylighting System può giocare un ruolo importante nel ridurre l'effetto negativo di calore emesso dagli edifici e trasmesso all'ambiente urbano.